Correre per me è una soddisfazione, arrivare all'arrivo, 10-15 km e dare forza agli altri. Alla fine non scoraggiarsi mai, perché alla fine, quello dico io, è solo una gamba in meno. Il resto sta bene, l'importante è che sta bene questa. Una festa dello sport nel segno del divertimento ma anche dell'inclusione, con il coinvolgimento per il primo anno di atleti con disabilità che hanno preso parte alla gara. Grande successo a Barletta per la Half Marathon 2019, che ha visto Daniela Tropiano fra le donne e Pasquale Selvarolo tra gli uomini tagliare il traguardo e conquistare la vittoria. Per una manifestazione che ha chiamato a raccolta nella città della di sfida oltre 2000 atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Ad organizzare la sesta edizione della Half Marathon è stata l'associazione Barletta Sportiva. Barletta Half Marathon 2019 si conferma una delle gare più partecipate della Puglia e del Meridione, si conferma appunto per quanto riguarda la presenza più di 2000 partecipanti alla gara provenienti da ogni parte d'Italia, soprattutto dalla Puglia ma anche dal nord, da tutta Italia. La novità di quest'anno è stata il coinvolgimento della FISPES, che è la federazione degli sport paralimpici, e quindi la partecipazione di atleti che hanno appunto certificato agonistico, che hanno potuto gareggiare tranquillamente nella gara. Quindi da questo punto di vista è una nota importante per quanto riguarda il nostro territorio e noi punteremo a farlo crescere. E a conquistare la vittoria è stato l'atleta andriese Pasquale Selvarolo, che ha lasciato emergere la propria soddisfazione e che ha svelato i progetti futuri. Sono arrivato al traguardo fermando il cronometro in 1:09:49. I prossimi progetti partiranno dal 24 febbraio alla tappa dei campionati di cross individuali in Emilia Romagna, dove è la mia società, l'Atletica Cassone Noceto, e poi passerò per i campionati italiani di cross e infine sto preparando già qualcosa della pista per quanto riguarda i 10.000, dove vorrò cercare di avvicinarmi quanto più possibile al famoso muro dei 30 minuti. A prender parte alla manifestazione sportiva anche il celebre maratoneta Domenico Ricatti. Ma Barletta direi che è casa nostra e dunque non esserci sarebbe stato un peccato. Più io oramai sono un atleta stagionato, tutti quanti mi hanno abbracciato oggi e già per me è una vittoria. Grazie a Teleregione che mi segue ovunque. La Puglia, con numeri importanti di tesserati, punta a divenire così la regione trainante dell'atletica italiana. Negli ultimi 10 anni stiamo ottenendo il record dei tesserati per la federazione pugliese. Quello che bisogna migliorare è sempre la qualità organizzativa. La gente vuole partecipare, vuole gareggiare, ma vuole soprattutto servizi. A Barletta ci stanno riuscendo, in altre realtà pugliesi piano piano stanno migliorando.